Allora, vi faccio vedere il fondotinta che ho comprato su Amazon, che ho visto su TikTok, dove praticamente è un fondotinta waterproof, che non dovrebbe andare via con l'acqua. Questo l'ho pagato 8 euro in promozione, adesso non mi ricordo quanto è, comunque lo apriamo insieme e lo testiamo, così vediamo per la prima volta insieme com'è e se funziona. Perché dato che fanno un casino di pubblicità su Amazon, su TikTok, ho detto lo provo. Ed è fatto così. E qua ci sono le istruzioni, che in poche parole, in tutte le lingue. Italiano, dov'è? Ok. Cercate, non usare molto il fondotinta, ma usarne solo una volta per capire se avete bisogno di più, per cui metterne poco. Vabbè, proviamo. Ovviamente sembra piccolo perché è di 30 grammi, c'è scritto. Sembra bello. Fatto così. Io uso la spugnetta, non so neanche se il colore è giusto. Allora, la mia pelle adesso è così e si vede, solo che non so come farvi vedere. L'ho preso, si vede? Sì. Per cui ne metto poco. Di solito io il fondotinta lo metto così. Vediamo se. Solo che non so se riuscite a vedere così. Tanto ho lo specchio lì. Spero che ho azzeccato il colore. Ovviamente. Come tutti i fondotinta vanno picchiettati. Dovrebbe essere sia coprente che resistente all'acqua. Dato che ormai ho quasi finito tutti i miei fondotinta, allora. Ho detto provo questo, mi ispirava che l'ho visto su appunto su quel social. Il colore sembra forse uguale, cioè in senso uguale al mio. Non so se veramente dura ed è resistente all'acqua. Il colore sembra il mio. Sembra che ho azzeccato il colore. Devo stenderlo un po'. Allora, coprente. Non sembra tanto coprente. Poi c'era scritto che idrata pure. Non lo so se è vero, però lo devo testare per vedere. Allora, in teoria, non so se si vede. Allora, da vedere nel video sembra un cadavere bianco, ma in realtà è giusta. No, forse un po' coprente lo è, però dato che è la prima volta lo devo testare un bel po'.
Poi quando l'ho testato bene e volete sapere se funziona veramente, ovviamente fatemi sapere poi nei commenti. Scusate l'inquadratura, ma con una mano che mi fa male è difficile. Però sembra buono. Si vede? Cioè, un po' a coperto. Io non so come farvelo vedere, però comunque il colore è azzeccato perché è azzeccatissimo. Ovviamente copre, direi che copre abbastanza. Poi vedremo per la seconda volta com'è. Lo uso per quasi tutto il giorno, vediamo come va. E dato che piove, non lo so, vediamo se riesco poi a testarlo perché oggi ho da fare tante cose, oggi è domenica, voi vedete comunque questi vlog, un vlog intero ma con tutti i giorni diversi, per cui registrazioni diverse. Niente, questo è il risultato del fondotinta, non lo so, fatemi sapere se vedete qualcosa e com'è e se l'avete provato, ovviamente. Comunque lo testerò per un po' e poi vi farò sapere. Per adesso sembra buono. Si vedrà. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ovviamente ho preso l'IKEA perché mi piaceva troppo. Bianco, però non vi posso spoilerare ancora la camera perché giustamente non vi ho fatto vedere l'home tour della casa perché ancora è praticamente tutto, come si dice, ancora da mettere a posto tutta la casa, per cui ancora siamo in ballo. E comunque questo è il mobile con quattro cassetti, in poche parole. Adesso, dato che ho comprato questi su Amazon, che sono quelli per dividere, per mettere la biancheria intima, diciamo, bene, così meno non è tutta in disordine, lo metto dentro. Infatti, proviamo a vedere. Con uno, cioè tipo così, in poche parole, che così è più ordinato. Solo che questo piccolino non ci sta. Non ci sta questo piccolino, perché poi lì occupa spazio, per cui devo capire come metterli. Questo per il reggiseno, questo è tipo per le calze, solo che questo qua piccolino non mi ci sta, per cui ci vuole o almeno che va in castro, no, neanche. Vabbè, devo capire un po' come metterli e ve lo farò vedere quando ho sistemato tutti i cassetti, così almeno. Comunque questi sono comodi per dividere bene le cose, più ordinato, eccetera. Metto a posto e vi faccio vedere come risulta il tutto. Questa è la carne che
che abbiamo preso dal macellaio. E poi non so che cos'è. Ah, le fettine di hamburger. Poi abbiamo le cosce di pollo, ne ho prese 6, tagliata di manzo, cosce di pollo con i pomodorini, questo l'ho preso per provare, prosciutto perché tanto noi abbiamo quella che taglia, la macchina che taglia, per cui questo è costato 17,97. Ne ho presi 2 per fare la scorta, 15,48 prosciutto, mozzarella, 5 kg di carne trita per fare le polpette e il ragù, perché ovviamente non bastava. Cosa cos'è? Salsiccia. Una salsiccia. Questa qua. Il salsiccio. E poi gli hamburger, gli hamburger che sono quelli là. E poi abbiamo questi che sono le cotolette. Via. E per finire questo che è l'ossobuco che farò con la polenta. Totale è qua 207,71, perché ovviamente abbiamo preso anche il prosciutto cotto da tagliare nella macchinetta. Questa è la carne a parte che prendiamo ovviamente. Andiamo quasi sempre ed è molto buona.